sono rimasto stupito per dalle ultime ricerche che ho fatto, l'iniziativa di Zuckerberg di creare questo Meta, che è un'evoluzione ancora più forte di Facebook, cioè diventiamo tutti degli avatar virtuali. Non so, probabilmente l'intento è quello di portare tutte le persone in una piazza virtuale proprio fisica e effettiva, però fa paura al contempo, cioè il fatto che noi magari potremmo Che in un futuro comprende Instagram, possibile, WhatsApp, ci Facebook. sono tante rappresentazioni simili anche su Black Mirror, un'altra serie, dove noi saremo chiusi in una stanza con il nostro avatar e comunichiamo con gli altri avatar, semplicemente come stiamo facendo adesso, magari chiusi con un visore in una realtà aumentata, cioè si sta perdendo il Allora, senso di umanità. c'è un'ipotesi filosofica che assomiglia a questa prospettiva. Patnam diceva, un filosofo del Novecento americano, nessuno può escludere che noi siamo dei cervelli immersi in una vasca e tutto quello che vediamo e viviamo sono semplicemente impulsi mandati a questo cervello. Ma Lui lo no. usava come ipotesi per poi fare delle altre cose sul realismo e così via. Però l'idea è, non è necessario che noi viviamo la nostra vita fisica. È probabile che tutto ciò che noi percepiamo è una finzione che ci arriva per stimoli a un cervello immerso in una vasca d'acqua. E come usciamo? Innanzitutto col coi corpi. La mia prima risposta è che noi siamo corpi e che quindi tutta una serie di anche regole etiche e regole rispondono al fatto che noi siamo un corpo nello spazio. A proposito del fatto che noi partecipiamo alla conversazione pubblica, è che i nostri pensieri non vengono prima delle parole, in molti casi non vengono prima delle parole con cui li pronunciamo. Il linguaggio è il nostro pensiero, noi pensiamo già nel linguaggio, non è che il linguaggio è la manifestazione sensibile di quello che Certo, pensiamo. Senza linguaggio, molti pensieri noi non li faremmo nemmeno, non che tutto il pensiero sia linguaggio, però una larga parte del nostro pensiero di società civilizzata, eccetera, eccetera, è tutto nel linguaggio, ecco perché conta come ci parliamo. Il linguaggio di cui disponiamo è il nostro pensiero, non è semplicemente la manifestazione del nostro pensiero che sta da un'altra parte. Noi pensiamo già direttamente per parole, una parte del nostro pensiero, poi un'altra assolutamente. parte per immagini. Perché l'estensione che ne ha fatto McLuhan, quando diciamo il pensiero, non abbiamo a che fare con qualcosa, con qualche entità interna, ma abbiamo sempre a che fare con un medium. Esatto, il linguaggio, quello naturale, vocale, è un medium. Dopodiché noi abbiamo dato attraverso le tecnologie forma ad altri medium, la scrittura, che citavi prima, e oggi, come dire, l'elettronica, no? Il linguaggio digitale. Però a pensare attraverso questi medium significa modellare le nostre relazioni. Modellando le nostre relazioni noi modelliamo anche noi stessi, e il messaggio, l'espressione di noi stessi, il messaggio che modella la nostra, quello che dicevi Non so, tu, questione alla nostra percezione di noi stessi, se è vero quello che dici, io penso la sia nostra vero. rappresentazione. E a Peirce, filosofo americano, lui dice: noi non abbiamo nessun accesso alla nostra vita interiore, non esiste nessun occhio della mente per cui noi ci guardiamo dentro, è una metafora. Non esiste l'occhio della mente. Noi, come gli altri, utilizziamo segni esteriori per capire come siamo fatti noi stessi. È il motivo per cui non ci conosciamo. Se avessimo l'occhio della mente, noi in ogni momento ci guarderemmo dentro in maniera trasparente e sappiamo da Nietzsche, Freud e tutto il resto che non è così e che noi non abbiamo un accesso privilegiato alla nostra vita interiore. La nostra vita interiore si manifesta attraverso o segni in senso lato o fondamentalmente linguaggio. È linguaggio dialogico nell'altro che rispecchia noi e ci restituisce un'immagine di noi e ci dà degli indizi su come noi attraverso dei segni ricostruiamo l'immagine che Sì, abbiamo abbiamo di noi. bisogno degli altri. Questa idea di osservazione, appunto, non solo di linguaggio, Ben aveva una proposta dicendo forse fare una formazione più importante a livello scientifico della scienza per capire il mondo, forse potrebbe aiutare di più anche a posizionarsi meglio sia nel linguaggio, perché la scienza richiede rigore, quindi anche quando appunto, si parla e si dice qualcosa, bisogna farlo in un certo modo con certe regole e anche in maniera più efficace per capire le cose, anche per raccontarle e anche posizionarsi rispetto agli altri con una consapevolezza appunto di bisogno efficace e di rigore che
uno impara grazie anche al metodo scientifico. Sono resa completamente l'idea, ma appunto. No, hai reso l'idea. Ottimo. Per amore di discussione, obietto due cose a questa idea. Quella è una finzione, cerchiamo di ridurre la complessità alla semplicità. La scienza è giusto che lo faccia, ma sono tutti gli ambiti della nostra vita riducibili a quello? Oppure una felice polisemanticità e ambiguità del nostro parlare non è anche la nostra ricchezza delle dimensioni che non sono riducibili alla scienza? Era quello che dicevate prima, sì. Che comunque c'è un bisogno di arrivare a un certo punto di convergere. Sì, e non ricadere nella semplificazione opposta, cioè di ridurre tutto a scienza quando non tutto sta nella scienza. L'idea di Hobbes che dicevo prima è un'idea semplificatoria di chi dice qualcuno deve pur decidere, se qui è il bailame generale, qualcuno deve decidere. Hobbes diceva il sovrano decide qual è il significato delle parole, era ovviamente una soluzione autoritaria, però rispondeva a un bisogno di ordine, semplificazione e riduzione, che è quello di fronte a cui ci troviamo noi oggi. Non sono certo che esurre tutto a scienza, il caso della pandemia è clamoroso da questo punto di vista, sia la soluzione. O comunque un approccio, non per forza la scienza, ma comunque un modo di pensare più rigoroso. Il linguaggio scientifico, no? È il luogo in cui si riconosce una comunità, che è la comunità scientifica, e quindi a sua volta è una bolla, no? Però tu eri partita dall'idea di osservazione. Sì, nel senso che non è solo il linguaggio scientifico, ma è anche proprio più una forma mentis di affrontare le cose e di appunto come osservo le cose, come ascolto gli altri, come faccio per farmi un'opinione, come intervengo, tutte queste cose. Sarebbe certamente la disciplina della discussione scientifica, no, sarebbe no, ovviamente... Sia la scienza in sé, ma più la disciplina. Sì, sì. Appunto la formazione, l'approccio, il modo di ragionare, il rigore, sì, dove il rigore consiste nel riandare ai presupposti, agli assunti in base al quale tu dici le cose. Certo, c'è un rigore della scienza che è proprio la sua rivedibilità, e che i presupposti non sono dei fondamenti definitivi, esatto. Ma anche questi a loro volta rivedibili, ma momentaneamente definitivi, e su questo la scienza è una lezione, certo. Però anche la scienza, come tutti i saperi, è un sistema di proposizioni. Come dice un geniale filosofo americano che si chiama Quine, queste proposizioni, solo quelle periferiche hanno contatto con la realtà, quelle interne si reggono su altre proposizioni. Quindi una parte del nostro sistema di sapere è frasi che si reggono su altre frasi, concetti che si reggono su altri concetti, e solo la periferia di questo sistema ha a che fare con la realtà. E uno dei metodi della scienza è che il nocciolo duro di queste assunzioni sono fallibili ma momentaneamente pertinenti, ma non appena qualcosa accade alla periferia, cioè nell'esperienza, questa cosa si riverbera verso il centro e può rimettere in discussione anche i presupposti verbali su cui si regge il nostro pensiero. Ripeto, non dimentichiamo mai il fatto che noi, e nemmeno la scienza, non abbiamo mai a che fare sempre direttamente con la realtà, con le cose. È sempre un rapporto un po' mediato anche da altri concetti. La purezza del discorso scientifico è che esplicita sempre le cose su cui si appoggia e chiarisce sempre i presupposti su cui si regge. Mentre, per esempio, la discussione politica non lo fa mai, li dà per ovvi, non solo, ma cerca anche di ridiscuterli continuamente. Il discorso che facevamo prima sul senso, le parole, di chi cerca di spostare il senso delle parole, da un lato è un'operazione illegittima, chiamiamola così, dall'altro è il mondo della cultura che funziona così, è cercare di spostare, è la battaglia che ciascuno di noi fa per spostare un pochino i significati delle parole. In quello consiste la nostra battaglia. La nostra battaglia, la battaglia di chi sostiene l'emigrazione, ed è dare anche un certo significato alla parola emigrazione e che cosa significa emigrazione. E i discorsi che facciamo su questo concetto sono appunto discorsi, non sono i fatti. Ecco perché tutte le nostre cognizioni si appoggiano anche ad altre cognizioni precedenti. La nostra capacità di esplicitarli va bene, nel discorso pubblico e politico non sempre lo facciamo.
avere, diciamo, il metodo della scienza aiuterebbe, purtroppo non accade. Un'altra disciplina che comunque si basa anche molto sull'osservazione e che il cui è essenziale prima osservare e costruire il proprio pensiero prima di poterlo esprimere, invece anche l'arte. Ma l'arte fa l'altro gioco, almeno nella mia visione. L'arte fa il gioco di scombinare le carte apposta. Non solo, però comunque vuole anche comunicare, appunto, quindi ma l'arte è fatta apposta per scombinare i nostri canoni, gioca proprio su quello, per rovinarci la percezione abituale che abbiamo delle cose. Anche della scienza si cerca di trovare qualcosa che rivoluzioni quello che uno sa fino adesso, per vedere un nuovo mondo e portare conoscenza nuova e non solo rimanere nella scienza già data. Ma io avrei una domanda. Non è che viviamo questa sorta di crisi perché viviamo in una sorta di modo pensierocentrico, nel senso che il pensiero è diventato totalizzante, cioè l'attività del pensiero è diciamo una forza che annienta un po' quello che è il corpo, le sensazioni, le altre modalità di agire, di relazionarsi, di capire il mondo. E io vi chiedo, ma la crisi che dipende da altro o dal pensiero stesso che ha preso un po' il sopravvento? Siamo entrati in una modalità per cui ci stiamo autodistruggendo pensando di evolverci, siamo in una sorta di devoluzione ma legata proprio al pensiero stesso. È un bellissimo spunto, è probabilmente vero. Ritradotto in altri termini, qualcuno sostiene che noi oggi tutta una serie di problemi ce li abbiamo perché stiamo troppo bene e che noi siamo una società super satolla per qualcuno e che quindi ci poniamo problemi immateriali, astratti e non legati realmente alla nostra vita. Per certi versi, il motivo per cui, per esempio, nel dibattito pubblico si discute di tante questioni simboliche, ma nessuno discute più delle condizioni materiali delle persone. E cioè che una serie di questioni che noi ci poniamo, una serie di problemi che affrontiamo, eccetera, sono figli del fatto che banalmente non abbiamo nient'altro di meglio da fare. Che le questioni che affrontiamo, insomma, col pensiero non è che devono essere dimenticate, ma penso non necessariamente solo col pensiero si debbano affrontare, nel senso che abbiamo altri sensi, no? Cioè la questione rimane sempre quella, ma il modo di affrontarla non penso sia necessario delegarla solo al pensiero, solo alla parte alta del corpo, nell'attività cerebrale, poi qualcosa bisogna farla, e il fare è un po' diverso dal pensare, no? Nel senso che siamo un po' sconnessi, no? Nella proiezione. Ma secondo me vuol dire che pezzi di popolazione non ne sentono il bisogno. Cioè, a me spiace che non accada. Però mentalmente. Ma io prendo sempre atto della realtà. La realtà è che nessuno sente quell'urgenza. Questo sta succedendo?